La Mina Vagante, emozioni enogastronomiche di Michela Pirellini. La Mina Vagante. Buongiorno Elisa, buongiorno a te che stai ascoltando Marca d'Occhi in radio. Ecco la Mina Vagante con le sue emozioni enogastronomiche. È l'ora di pranzo, magari sei proprio in cucina e stai preparando qualcosa di buono. Io oggi voglio parlare di radicchio. C'è questo tesoro qui nella zona del Trevigiano, ma in tutto il Veneto, e io ne consumo a quantità industriali. Ce ne sono di moltissimi tipi. Io mi alterno tra quello che ho nell'orto e quello rosso di Treviso. Ce ne sono diversi tipi e diversi colori. Abbiamo il radicchio rosso di Treviso IGP, che è precoce e tardivo, il radicchio variegato di Castelfranco Veneto IGP, il radicchio rosso di Chioggia, il radicchio rosso di Verona. E il rosso di Treviso IGP in particolar modo è adorabile e insostituibile. È un gusto unico per la sua croccantezza, per la sua freschezza. Il dolce in contrasto con l'amaro di questo radicchio lo rende un prodotto che non si può sostituire con un altro tipo di radicchio. Si mangia crudo, cotto, addirittura io me lo mangio come snack al posto delle patatine, perché è veramente ottimo. È anche un ottimo diuretico, ha molte proprietà che poi andremo a elencare. Sono andata a cercarlo un po' sulle guide del Veneto, perché è un prodotto che non appartiene alla mia cultura, tanto è vero che è un IGP di Treviso, e ho trovato che c'è la varietà precoce e quella tardiva. Io li uso entrambi. La varietà precoce è quello con la foglia grande, il cespo voluminoso, allungato e chiuso, e più o meno è nel periodo di settembre, e invece il rosso di Treviso tardivo è quello più ambito, diciamo così, e ha le foglie più fini, la costolina bianca, e sembra proprio un fiore, tende a chiudersi sopra e inizia, diciamo che lo raccolgono nel periodo di novembre, perciò questo è proprio il momento giusto per gustarlo in cucina. Io sono reduce da una bella teglia di lasagne, qui forse chiamate pasticcio di radicchio, io le chiamo lasagne a radicchio, ma è una cosa a leccarsi i baffi, e ho usato proprio il radicchio rosso di Treviso IGP tardivo, perché in cottura mantiene comunque la sua freschezza e la sua fragranza, alternato a una besciamella dove non ho messo il burro, perché ho mantenuto la leggerezza di questa besciamella usando al posto del latte metà acqua, metà latte, e non ho messo proprio il burro, quindi farina, metà acqua, metà latte, è venuta una besciamella molto leggera. Ho alternato strato di pasta, besciamella, ho messo un po' di formaggio di latteria fresco, a dire la verità, ma voglio provare con altri tipi di formaggi tipici di queste parti, che mantengono il loro gusto e accompagnano con delicatezza, anche però con decisione, il radicchio, alternato appunto nello strato di pasta radicchio, pasta besciamella. Quali sono queste proprietà di questo tesoro che abbiamo? Dico abbiamo perché ormai io vivo qui e mi cibo quasi quotidianamente di radicchio. Ha proprietà antiossidanti, facilita la digestione, si sa che quelle cose amarognole anche fanno bene al fegato, no? Si prende il cardo, il carciofo, sono tutti depurativi, il tarassaco per esempio, quindi stimola la funzione epatica, la secrezione biliare, ha poche calorie e ovviamente se ne può mangiare in quantità, e ha anche buone vitamine. Quali sono i piatti in cui si può usare? Cioè qui entra in gioco la fantasia e non c'è bisogno proprio di consultare niente, nessuno, perché si può mangiare appunto crudo, cotto sulla griglia, in tegame, in forno, in insalata, si può fare come cavolo ci pare. Io sono andata un po' a guardare i piatti tipici perché amo le tradizioni, mi piacciono le cose che secondo me sono tipiche perché hanno il loro motivo di esserlo. Quindi non mi riesce a dirlo molto bene, i radicchi con i fagioli, radici e fasoi, speriamo che sia corretto, e dove i fagioli vengono ridotti in crema e messi comunque nel radicchio crudo e conditi e mescolati. Il radicchio con il lardo, dove il lardo viene messo a pezzettini, precedentemente abbrustolito, diciamo fritto in padella, forse in una padella antiaderente, e viene messo dentro il radicchio come condimento, va mangiato caldo, altrimenti poi il lardo non è più buono una volta che si è raffreddato.
il tipico risotto con il radicchio, ma addirittura con il radicchio viene fatta la birra, vengono fatti i dolci, i grissini, insomma il radicchio ha una versatilità unica, oltre a fare veramente molto bene. Consiglia il medico, a me almeno, di usare verdure cotte alternate a quelle crude, o pranzo, cena, ad ogni modo alternare il cotto e il crudo, e con il radicchio si può fare veramente di tutto. Ci si può sbizzarrire anche nell'abbinamento con il vino, perché qui c'è una varietà di vini anche aromatici o semiaromatici che si sposano benissimo con il prosecco. Io sai che lascio sempre a te la scelta, di proprio seguendo il tuo gusto. Io mi auspico che tu stia lì a prenderti la bottiglia, il bicchiere, assaggiare il vino e scegliere quello che secondo te è più buono. Ovviamente quando si parla anche di prosecco ci sono le varianti brut, extra dry, dove cambia il residuo zuccherino, ma non tutte le case, non per esempio le colture ha un brut che ha una gradazione zuccherina diversa magari da un altro produttore, perciò può piacere a me delle colture, piace molto abbinare a questi piatti che ho appena, di cui ho appena parlato, il Cabernet dei Colli Trevigiani o il Pianer Extra Dry o comunque anche il Mass che è il frizzante. Io concludo qui tutta questa disquisizione su radicchio, spero di averti dato informazioni utili, ma sicuramente ne sai molto più di me, e se vuoi dare a me qualche consiglio anche su come cucini sui radicchio, mi trovi su tutti i social network oppure al mio sito www.michelap.com. Ciao, ti auguro un ottimo fine settimana e buon radicchio. Mercadoki in radio vi ha presentato La Mina Vagante, emozioni enogastronomiche di Michela Pierallini, in collaborazione con l'azienda Le Culture, vini spumanti di Valdobbiadene.